Si chiamano Atletico de Madrid Infantil, ma di infantile nella squadra dei giovanissimi 2000 pare essere rimasto ben poco. Sono loro i trionfatori della terza edizione del torneo internazionale Città di Cremona, che si è tenuto lo scorso weekend al centro sportivo Arvedi. I colchoneros, che si erano già messi in mostra nell'esordio del venerdì 4-1 contro la Juventus e 2-0 contro i tedeschi del Monaco 1860, hanno dato prova dell'alto livello qualitativo della cantera del club spagnolo. Dell'Atletico anche il miglior giocatore del torneo, premiato con la Coppa alla memoria di Andrea Caruso, Silvano Nater Carungal. Secondo posto per gli ottimi francesi del Metz, che hanno ceduto all'Atletico ai calci di rigore dopo aver battuto la Cremonese per 2-1 in semifinale. Cremonese quarta, superata dalla Juventus nella finale per il terzo posto per 3-1. Il premio del miglior marcatore è andato al promettente Davide Merola, attaccante dell'Inter, andato a segno 6 volte nel corso del torneo, e la coppa per il miglior portiere all'ottimo Davide Barosi, portiere della squadra di casa, che ha ricevuto il premio dalle mani del suo mister, bandiera grigio-rossa, oggi allenatore dei portieri, Giorgio Bianchi. Si è chiusa così la terza edizione del torneo internazionale Città di Cremona, tra i sorrisi e l'esultanza di oltre 200 ragazzi e la soddisfazione della cremonese, che ancora una volta ha portato in città alcuni tra i migliori vivai nazionali e stranieri. Nel complesso mi sembra che sia stata una manifestazione proprio di altissimo livello. Tutte le squadre hanno cercato di onorare il loro impegno e l'hanno fatto con molta determinazione ed anche con buoni risultati anche di gioco. Quindi noi siamo molto contenti, mi sembra che anche la gente abbia partecipato molto, c'è stata un'affluenza notevolissima di pubblico e abbiamo visto lì alla fase finale dei rigori o dei tempi supplementari dei rigori della finale per il primo e secondo posto, davvero non c'era più spazio per nessuno per vedere la partita.